Striscia la notizia, in onda lunedì 17 febbraio su Canale 5, nel servizio di Roberto Lipari riporta alla ribalta il caso delle 27.000 cialde di caffè ordinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per Palazzo Chigi. 10.000 euro di caffè, una scorta che equivale, weekend e festività esclusi, a più di 100 caffè al giorno. Un caso che era stato sollevato da Il Tempo, il quotidiano diretto da Franco Bechis. E, in periodo di spending review, il Premier Conte è riuscito a fissare un nuovo record, il precedente primato, infatti, apparteneva a Paolo Gentiloni, che si era fermato nell'ultimo semestre di governo a 3. 500 euro, circa 9.000 cialde. Per questo motivo, l'inviato di Striscia ha offerto al Premier una moca. Conte sta al gioco e dichiara, diremo alla Consip, per il prossimo bando, di capire se passare dalle cialde alla moca, per risparmiare.